Cari amici bentrovati, è iniziato il tempo ordinario, cioè quel tempo che, carico di speranza, di attesa, ci fa guardare al compiersi della nostra salvezza. Il Vangelo di questa domenica sembra quasi farci fare una stazio, per dirci cosa hai vissuto nel mistero del Natale appena concluso, cosa sei chiamato a vivere nella tua vita di credente che continua nelle vicende di questo mondo, nella storia che Dio manifesta, costruisce, realizza anche nella nostra vita. E allora ascoltiamo questa pagina evangelica non lunga ma densissima. Quest'oggi lasciamo un po' da parte il Vangelo di Matteo, che poi riprenderemo a seguire domenica prossima, ma ci affidiamo al Vangelo di Giovanni, perché ci fa fare un po', come dicevo, una stazio, una fermata. Ci fa dire adesso come devi seguirlo, questo Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è davanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Ecco l'agnello di Dio. Giovanni pone questa particolare titolazione nei confronti di Gesù. Non fosse altro che quando lui descrive la sua morte, la descrive, la presenta nella stessa ora in cui nel Tempio di Gerusalemme si compiva l'olocausto serale. Un agnello era immolato, era sacrificato ed era offerto a nome di tutto il popolo. Ecco l'agnello di Dio. Quello che però a noi interessa è come Giovanni vuole portarci a riconoscere nella nostra vita l'agnello della nostra salvezza. Lui dice: «Io non lo conoscevo, mi è stato fatto conoscere». Credo che anche questo tocchi fortemente la nostra vita di credenti. Abbiamo bisogno che Gesù ci venga fatto conoscere. Conoscere è un verbo decisivo nel Vangelo di Giovanni, un verbo che esprime la fede, un verbo che ne manifesta la sua crescita, il suo rafforzarsi, il suo divenire piena. Certamente Giovanni dice: «Io ho vissuto la mia missione perché lui fosse fatto conoscere». Ma poi Giovanni non solo ci dice che Gesù è colui che va conosciuto, testimonia di lui che ha contemplato lo Spirito discendere, quello che dicevamo domenica scorsa nel mistero, nell'avvenimento del battesimo di Gesù. Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito
È lui che battezza nello Spirito Santo. Allora non solo Gesù è abitato, accompagnato, guidato, sostenuto, animato dalla presenza dello Spirito Santo, ma è colui che dona lo Spirito Santo. Quasi a dire il battesimo nello Spirito è il dono del Messia, è il dono vero per cui Gesù è nato. Per donarci lo Spirito che ci ricrea come figli del Padre, lo Spirito che ci rende figli amati, lo Spirito che ci fa camminare come Gesù. Colui che è abitato dallo Spirito, colui che dona lo Spirito, è il Figlio di Dio. Ecco, quasi a dirci, a questo punto la Chiesa ci richiama un dato di fatto molto semplice, ma decisivo. Guarda che quello che è nato nel Natale, quello che devi imparare a conoscere, a seguire, quello per cui tu sei cristiano, è che Gesù è Figlio di Dio. E questo lo puoi comprendere se lasci agire in te lo Spirito Santo, è Lui a donartelo, è Lui a renderti figlio amato dal Padre. Buona domenica, a risentirci.